vediamo domani. È l'unico commento dei legali al termine di un'udienza durata 8 ore per decidere il futuro di Eitan, il bambino italo-israeliano sopravvissuto alla tragedia del Mottarone. Alla giudice israeliana del Tribunale della Famiglia di Tel Aviv il compito di decidere l'applicabilità o meno della Convenzione dell'AIA sulla sottrazione di minori al caso di Eitan. Sono le 9 di mattina quando le porte dell'aula si chiudono, ammessi solo Aya Biran, la zia paterna affidataria in Italia, e il nonno materno Shmuel, che l'11 settembre ha prelevato il nipotino noleggiato un volo privato in Svizzera con destinazione Tel Aviv. Un sequestro aggravato, secondo la procura di Pavia, con la complicità dell'ex moglie Esther. La nonna di Eitan arriva in tribunale nel pomeriggio ma resta fuori dall'aula perché oggi l'udienza è dedicata ad ascoltare la parte della zia paterna Aya. Esther grida la sua rabbia ai giornalisti. L'Italia mi ha ucciso mio padre, mia figlia e un nipote. Non possono prendere anche Eitan. Cosa mi è rimasto? Abbiamo perso 3 generazioni. Siamo una famiglia in lutto. Le porte del Tribunale di Tel Aviv riapriranno domani sera al termine dello Shabbat ebraico alle 20 per la terza udienza in cui sarà ascoltata la parte della famiglia materna di Eitan. La giudice israeliana ha fissato anche un'ulteriore udienza domenica pomeriggio, ma ci potranno volere più giorni per arrivare ad una sentenza. Certo è che il caso Eitan è destinato a fare giurisprudenza non solo in Israele.